Thank you.
Un saluto a tutti gli amici degli incontri con l'arte. Io sono Giustino Caposciutti e in questa esposizione mi sono cimentato con un modo nuovo di esporre le opere. Anziché esporle a parete in una galleria come normalmente si fa con le opere di pittura, espongo queste tele molto grandi al vento, appese alle palme, agli ulivi, ai pini di questo bellissimo giardino che è il giardino Monet di Bordighera. Fra l'altro Monet da questo luogo ha dipinto un'opera molto famosa, così come in giro per Bordighera ha dipinto altre 34 opere. Bordighera è un posto particolare per gli artisti, per la luce che ha, per questo clima ovviamente, ma soprattutto per la luce dove i colori risplendono, i colori prendono una tonalità, un'intensità che in altri posti non è possibile. Le mie tele sono fatte con la tecnica che uso da tanto tempo, che è quella di partire dalla tela grezza, poi togliere i fili, cioè detessere, e in ultimo dipingerle ma con colori forti, fluorescenti. Il risultato è una tela con spazi vuoti, con spazi trasparenti e con spazi pieni. Questo fa sì che una volta esposta in un luogo come questo, ogni tela interagisce con il paesaggio circostante, sia perché attraverso i vuoti e le trasparenze il paesaggio entra nella tela, e poi in questo caso c'è ancora una componente che è quella del vento e della luce che fanno sì che l'opera sia continuamente diversa. Una delle cose che mi caratterizza è proprio il fatto che io ho messo in piedi, ho fondato l'arte partecipata, una modalità di fare arte che coinvolge il pubblico nelle opere. In questo caso non coinvolge soltanto il pubblico, perché il pubblico ci può passare, le può toccare, le può muovere, ma soprattutto coinvolge gli elementi naturali che sono il vento, l'aria, la luce. A volte qui piove e allora anche la pioggia, e tutto entra contribuisce a definire l'opera. Cioè l'opera non è mai definita totalmente, continuamente si modifica, è un'opera in divenire. A me piace non fare un quadro freddo che attacchi al muro ed è sempre uguale. Le mie opere, come queste, anche le altre che faccio, hanno una componente di interattività con l'ambiente, e quindi ogni volta che l'ambiente cambia, loro cambiano. Ogni volta che la persona vuole modificarle, le vuole appendere in un modo diverso, queste possono essere appese in casa, per esempio piegate, rovesciate, come uno preferisce. Queste tele sono dipinte prevalentemente da entrambi i lati e talvolta sono dipinte con colori diversi da entrambi i lati. Quindi praticamente si prestano a molte soluzioni. Ho cominciato ad occuparmi delle persone disabili negli anni 70 e in pratica ho messo in piedi un laboratorio nel quartiere Vallette di Torino, dove c'era un grosso centro per persone disabili mentali, e ho scoperto la loro arte. Ho scoperto degli artisti fantastici che nessuno avrebbe mai considerato, se non che io ho cominciato a farli esporre, a fare le mostre con loro, ma soprattutto loro hanno ricevuto molta considerazione dagli altri artisti, perché io ho portato gli altri artisti nel laboratorio e li ho fatti lavorare con loro, e in questo modo ho creato, insieme a Tea Taramino, una mia collega, ho creato Arte Plurale, una modalità di fare arte che va avanti ancora, che è quella di far lavorare artisti disabili con artisti cosiddetti professionisti. Questo ha fatto superare l'isolamento della loro arte,
dei disabili e piano piano loro sono stati inseriti nelle mostre ufficiali, tanto che nelle ultime due Biennali di Venezia ci sono stati artisti disabili ad esporre. Questa modalità di far lavorare artisti a quattro mani, sei mani, otto mani mi ha portato ad ulteriori sviluppi e uno di questi sviluppi è quello dell'arte, quella che viene chiamata l'arte partecipata. L'arte partecipata è quell'arte dove si rovescia il rapporto pubblico-spettatore, pubblico-artista. Normalmente quando si va alla mostra ci sono le opere esposte, c'è il pubblico che le guarda e rimane passivo e poi il pubblico se ne va. Con l'arte partecipata io ho creato una metodologia che si chiama FiloArts, che è quella di far partecipare il pubblico alla realizzazione di opere d'arte. Questo ha fatto sì che succedesse un miracolo, che è quello di avvicinare un sacco di gente all'arte, gente che era lontana e gente che ha cominciato ad interessarsi, ad avvicinarsi anche a fare l'arte. Io molte persone conosco che hanno cominciato a fare gli artisti in questo modo, soltanto con un piccolo filo che io ho fatto dipingere e poi dopo è nata una relazione fra me e loro. Poi io da questo filo che si vede in quelle opere fatte, che si chiamano filo arsi, fatte con i fili dipinti da centinaia di persone diverse, sono passato a far dipingere delle strisce e questo mi ha portato a fare delle opere fatte con centinaia di persone, che però possono essere oggetto di spettacolo e ho portato questi spettacoli nelle piazze dove io tesso quest'opera con il telaio vivente, in costume. Centinaia di persone che partecipano a questa performance e che tutte insieme realizzano l'opera. E vi lascio la visione di un video che rappresenta una di queste performance, la prima che ho fatto, che si chiama Tessere Chieri, dove tutta la città di Chieri ha partecipato alla realizzazione di un'opera e poi che fu tessuta nel 2008 con il telaio vivente nella piazza principale di Chieri. Buona visione. Tessere Chieri è un progetto del Comune di Chieri che si propone di mettere in collegamento l'arte contemporanea, in particolare la fiber art, con l'industria tessile chieresi. Infatti tutto il percorso è stato realizzato attraverso l'utilizzo di una tela speciale, la tela bandera, inventata a Chieri nel 1400. La tela bandera, caduta in disuso negli ultimi anni perché veniva utilizzata per il ricamo bandera per adornare le corti europee dei secoli scorsi, viene qui riproposta affinché non se ne perda l'utilizzo e il ricordo. Il lavoro di Tessere Chieri consiste in un percorso, in un processo dove partendo dalla tela si arriva alla realizzazione di un'opera d'arte partecipata. Si chiama partecipata perché è realizzata attraverso la partecipazione di 100 cittadini. Questi 100 cittadini sono stati scelti fra quelli aderenti alle associazioni chieresi, associazioni di qualsiasi genere, ed anche fra gli artisti più conosciuti di Chieri, artisti della fiber arte e artisti della città gemellata con Chieri, che è Épinal in Francia. Diciamo che tutto l'insieme è molto vario e la bellezza di quest'opera sta nella ricchezza e nella varietà dei suoi contenuti e dell'impegno di ogni singolo partecipante, perché un'opera di questo genere si differenzia da un'opera fatta da un singolo essere umano proprio per questo fatto, che c'è una volontà di lavorare assieme, di mettere da parte un po' il proprio egoismo, virgolette artistico o di qualsiasi altro genere, per metterlo al servizio di un obiettivo comune, di un progetto dove ognuno fa una piccola parte, ma che è fondamentale per la riuscita di tutti.
tutto il progetto, perché basta che noi togliamo una di queste tessere e il progetto praticamente è monco, è zoppo, gli manca qualcosa. L'assemblaggio finale dell'opera è stato realizzato tessendo tutte le strisce con il telaio vivente. Le strisce sono arrivate una ad una da tutte le parti della città, si sono riunite in un posto, hanno sfilato lungo le strade del centro storico e poi sono giunte in piazza Mazzini. E lì, da strisce singole, attraverso questa tessitura con il telaio vivente, hanno dato vita a quest'opera unica, che è il compendio di tutta l'operazione Pessarichia. Il telaio vivente è stato un telaio simile a quello che si usa per tessere normalmente, dove però i componenti fondamentali del telaio sono stati rappresentati, interpretati da persone viventi. C'erano i vici, che sono quelli che tirano su e giù gli orditi, le spoletiche, i pettini, e tutti all'ordine del tessitore, che in questo caso ero io, che sincronizzava tutti i movimenti. Lo spettacolo Mazzini il 1 luglio scorso e il risultato è quest'opera. Arrivati in piazza Mazzini, ci si ferma tutti perché c'è 10 minuti che loro suonano, poi c'è la presentatrice, sale sul palco e presenta la manifestazione e poi chiamerà le strisce una a una. Le strisce salgono sul palco e vengono posizionate, vengono presentate e posizionate. Dopodiché tutti si riscende dal palco. Fatta la presentazione per le strisce. La presentatrice chiama il telaio vivente, i lici, che sono 10, alzate la mano i lici. Time of need. Whenever I'm down, I
call on you, my friend. Dall'intento di avvicinare l'arte contemporanea alle persone, perché come sappiamo andiamo alle mostre, andiamo nei musei, capiamo l'arte antica ma l'arte contemporanea quasi sempre non ci capiamo niente. Spesso non c'è niente da capire, a volte c'è da capire ma è troppo distante da noi. Io faccio un lavoro che è quello di portare l'arte in mezzo alla gente, ma non solo portare l'arte in mezzo alla gente, fare alla gente l'arte contemporanea, così la possono capire, la possono apprezzare, la possono amare. Noi abbiamo anche imparato con Giustino Capusciutti ad usare un altro termine, il detessere, che vuol dire? Sì, io uso questa tecnica che è il detessere. Il detessere significa togliere dei fili da un tessuto già fatto, ma non togliere per distruggere, per disfare una cosa fatta da un tessitore, ma nel rispetto di colui che l'ha costruita, togliere un filo dopo filo per scoprire i suoi segreti, per scoprire l'intimità della tela, per penetrare dentro. È un modo di conoscere un tessuto.
parlando di interattività e di partecipazione, queste opere qui alle mie spalle sono l'ultima frontiera dell'arte contemporanea. Ma perché? Perché queste opere non soltanto hanno un valore piacevole dal punto di vista estetico, ma oltre la superficie hanno un corpo e hanno dei meccanismi all'interno che hanno la proprietà di interagire con il campo elettromagnetico dell'ambiente. In realtà queste opere proteggono dall'inquinamento elettromagnetico, che è una delle cose più gravi che esistono in questo momento in mezzo a noi, nelle città ma anche nelle campagne, dappertutto ormai. E queste opere hanno questa proprietà di captare l'inquinamento elettromagnetico e poi di scaricarlo a terra. Ne risulta che la stanza dove sono collocate rimane ripulita e il risultato è che le persone dormono meglio, hanno più energia e così via. Ci sono persone che addirittura smettono di russare o smettono di avere le apnee notturne, di scalciare, tutti quei disturbi che noi conosciamo che avvengono durante la notte. Buongiorno a tutti, io sono Giustino Caposciutti e faccio l'artista e sono più conosciuto per le mie performance d'arte partecipata che ho fatto in giro per la città, ma anche in tutta Italia, dove coinvolgo un numero anche molto ampio di persone. Per esempio ne ho fatta una d'artissima nel 94 e ho coinvolto 1210 persone. Un'altra cosa che mi caratterizza è l'ideazione, insieme a Teatro Ramino, di arte plurale. Arte plurale è quella manifestazione che è stata fatta per varie edizioni e che ha consentito il superamento dell'isolamento delle persone diversamente abili, i portatori con disabilità psichica. Adesso sono in una nuova veste che è un po' diversa, ma non è molto lontana dall'arte partecipata. Quello che presento è una nuova modalità di fare arte ed è la Bio-Sì-Art. Bio-Sì-Art significa letteralmente arte che dice sì alla vita. Un'arte che aiuta a vivere meglio, che ha un'influenza sul fisico in modo che una persona sta meglio. Quello che mi caratterizza fin dall'inizio è che il compito dell'artista o dell'uomo non è quello di creare, perché è già tutto creato, Dio ha creato tutto. L'uomo può soltanto scoprire. E in questo percorso di scoperta si inserisce la Bio-Sì-Art, che è una scoperta, da una parte una scoperta scientifica e da una parte un'invenzione, una scoperta, un'ideazione artistica. La scoperta scientifica consiste in questo. Noi sappiamo che siamo pervasi, questo nostro mondo è pervaso da onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche possono avere valenza positiva per noi, per esempio qui abbiamo il sole davanti e il sole ci dà molta energia attraverso le sue onde elettromagnetiche. Però le onde elettromagnetiche possono anche essere molto nocive per il nostro fisico e questo avviene con quelle onde che noi conosciamo, quelle onde dei telefonini, delle linee wifi, le linee elettriche, eccetera, ma ci sono anche onde naturali che sono date dalla rete di Hartmann e di Curry, che erano note fin dall'antichità, infatti sia i romani che anche popolazioni ancora più in là, più indietro nel tempo, conoscevano queste cose e quando dovevano costruire un tempio, un luogo di culto, lo sceglievano dei luoghi specifici ad alta energia e orientavano il tempio in modo che quando uno entrava dentro sentiva questa sensazione di pace e di devozione. Ultimamente questa cosa si è persa, sembra dal 1200 in avanti, e le chiese, i templi vengono fatti un po' così come capita e da questo ne deriva anche la disaffezione rispetto a certe, alla chiesa, alla religione. Ora,
Allora, parlando di questi tempi, di queste chiese, che sono luoghi ad alta energia, si chiamano, dove l'energia ambientale è amplificata, è molto alta, ci si sente bene, si sta bene. Mentre al contrario ci sono luoghi a bassa energia e nei luoghi a bassa energia si sta male, le persone si ammalano in fretta e hanno una vita anche più breve. Noi sappiamo che al mondo ci sono luoghi dove la gente, senza fare niente di speciale, vive 100 anni. In Sardegna, ci sono in Centro America, in Giappone, nell'isola di Okinawa. Invece sono posti dove la gente muore molto giovane e anche ha molta più difficoltà a vivere. Questo proprio perché non è l'alimentazione, se si pensa che sia l'alimentazione o chissà quali cose, ma è l'ambiente dato, soprattutto l'ambiente dato dalle onde elettromagnetiche. Allora, cosa fa la BioSiArte? Veniamo alla BioSiArte. La BioSiArte è un parallelepipedo, un quadro, un solido rappresentato da questo. E cosa fa? La BioSiArte, per esempio il cubo, raccoglie, capta le onde elettromagnetiche, perché all'interno c'è tutto un meccanismo di antenne, centinaia di antenne, che captano le onde elettromagnetiche e poi le scaricano a terra. E così, quando uno si trova in presenza di questo tipo di cose, sta meglio. Le cose più eclatanti sono che subito, fin dalla prima notte, uno dorme meglio. Dorme meglio, le persone che ce l'hanno, io stesso che avevo un sacco di disturbi, sono migliorato tantissimo, si diminuisce o si smette di russare, non si hanno più le apnee notturne, non si hanno più le gambe senza riposo. Sono tanti i vantaggi, che anzi sono pazzeschi, no? Se uno ci pensa. Cioè, ci sono team di medici, di scienziati che studiano il problema, ma non sono ancora arrivati a questo, che è una soluzione molto semplice che abbiamo inventato, scoperto io e il mio amico Giovanni Ghirardotti, che siamo due, come potremmo dire, due sprovveduti, non scienziati nel senso che siamo studiosi, che stiamo sui libri, che abbiamo fatto chissà quali cose, che abbiamo quale curriculum. Noi avevamo un problema, che stavamo molto male e le risposte della medicina non ci soddisfacevano. E quindi siamo andati a cercare la soluzione, in tutti i modi. E abbiamo incontrato questo architetto belga di nome Walter Kuhnen, che ci ha aperto questo mondo, il mondo dell'invisibile, delle onde elettromagnetiche. E allora piano piano siamo andati a scuola da lui e abbiamo sviluppato poi un nostro modo per difenderci dalle onde elettromagnetiche, e che è questo. E che c'è anche un brevetto, nel 2010 abbiamo anche fatto domanda di brevetto, che ci è stato rilasciato 3 anni dopo dal Ministero, e quindi questa cosa non è soltanto arte, ma è scienza, c'è un brevetto industriale, si può volendo produrre industrialmente oppure no, dipende. Io ne faccio qualcuno, perché fare un quadro di questi è molto impegnativo ed è molto difficile. Adesso vi faccio vedere uno strumento che io uso, e questo strumento serve per capire sia l'efficacia di questo quadro, sia individuare, per esempio in una casa, quali sono i punti più negativi e quelli meno. Questo strumento si chiama antenna di Lecker, dal nome del suo inventore. Questa è un'antenna da rabdomante moderna. Voi sapete che se uno vuole fare un pozzo chiama un rabdomante, che è una persona che ha la sensibilità di sentire l'acqua che sta nel sottosuolo. Io queste cose per me 15 anni fa erano arabo, io non sapevo niente. Sono andato a scuola, ho imparato, e con l'esercizio, perché poi è l'esercizio che ti porta a sentire. Tutti noi abbiamo queste facoltà, queste potenzialità, solo che non le abbiamo trascurate. Noi ci affidiamo alle macchine, agli strumenti, noi chiamiamo i geologi per fare un pozzo, che hanno uno strumento che non mi ricordo come si chiama, geospinto, piezimetro, insomma una parola pazzesca, che quando chiami un radomante basta che faccia così, tac, trova l'acqua, perché non è difficile trovare l'acqua. Io l'ho fatto e non sapevo fare queste cose 15 anni fa. Due pozzi sono stati fatti dietro mia indicazione e hanno avuto successo.
Quindi con questo si captano le onde elettromagnetiche e si misura anche l'energia di un ambiente, perché questo cosa fa? Queste cose qui cosa fanno? Cambiano l'energia di un ambiente. Noi abbiamo parlato prima di luoghi ad alta energia e di luoghi a bassa energia. Ora, per esempio, c'è uno studioso francese, Bovis, che ha studiato come misurare le energie sottili, questo tipo di energie, sia degli ambienti che degli alimenti, che delle persone. E lui ha ideato una scala, che è uno strumento che si chiama biometro, per misurare l'energia di un ambiente. E ha detto, sotto i 6500 Bovis, l'ambiente non è favorevole alla salute. Sopra i 6500, sì. Per esempio, io, secondo le mie misurazioni, Torino, la città di media, poi sono luoghi un pochino più, un pochino meno, la media della città è sotto i 6000 Bovis. Quindi stare bene a Torino è molto, molto difficile. Ci sono città, per esempio io vado a Barcellona spesso, che invece ha 6700 Bovis di media, e quindi le persone lì stanno meglio. Chissà perché tutti vogliono andare a Barcellona, i giovani, perché sentono questa attrazione, uno la sente spontaneamente, senza ragionarci. Allora, cosa fanno questi, oltre a proteggersi dalle onde elettromagnetiche? Innalzano l'energia dell'ambiente. Per esempio, in questo momento, l'ho misurato prima, qui, in quest'area, per 300 o 400 metri intorno, l'ambiente è 40.000 Bovis. Voi immaginate che roba, da 6.000, normale, l'ambiente passa a 40.000 Bovis, più o meno. E significa che si sta meglio. Io, da quando faccio questo, sono rinato. Io ero finito 15 anni fa, ero finito. Io sono arrivato a questo perché mi alzavo 15 volte per notte. La mattina ero sconvolto, perché ovviamente se ti alzi 15 volte per notte, come puoi essere la mattina? Proprio uno straccio, e questo andava avanti da molti anni. Con questi accorgimenti adesso mi alzo una volta, due per notte al massimo, e la mattina sono molto riposato. In più, se io uso anche queste cose per energizzare i cibi, perché i cibi, se tu sei anche molto, hai molta energia, ma mangi dei cibi scarichi, per esempio il pane bianco, l'acqua del rubinetto, l'acqua che si compra, il vino, sono tutti scarichi, la carne, le cose che vanno bene sono la frutta matura, le verdure, quelle sì che vanno bene, ma tutti gli altri alimenti sono scarichi, quasi tutti, le bibite gassate, non ne parliamo. Se tu la metti lì sopra per un minuto, anche solo per un minuto, l'acqua, va oltre i 6.500, che è quello che va bene per noi, e questo si può capire. Poi, se volete, si fa con il sapore, perché si può confrontare un'acqua messa lì sopra con l'acqua che non è stata lì sopra, e si vede che il sapore è diverso, che quell'acqua lì si beve molto meglio e va giù meglio, e lo stesso il vino, lo stesso il cibo. Quindi la biosiarte consiste in diverse cose, e sono queste praticamente. C'è il cubo, che può andare bene per l'esterno, per una città, ma anche per l'agricoltura. Allora, io l'ho sperimentato ad Arezzo, io sono di Arezzo, presso un uliveto di mio cognato. Lui ha gli olivi in due posti, uno in una collinetta e un altro in basso, e ad agosto dell'anno scorso gli ho detto, metti quel cubo fuori lì. Mia sorella l'aveva messo nella stanza dei conigli, perché morivano i conigli, succedeva che non portavano avanti le gravidanze, eccetera. E lei l'aveva messo lì, poi era tutto migliorato. Poi gli ho detto, mettilo fuori. L'ha messo fuori, e se voi non lo sapete, ma l'anno scorso in Toscana, in tutta la Toscana, non c'è stata raccolta delle olive, perché sono tutte marcite un mese prima della raccolta. Tutte per terra le hanno trovate. Mio cognato, che aveva messo questo cubo fuori, ha fatto l'olio in quella zona lì, mentre nell'altra no. Ha fatto l'olio, e l'olio buono. L'ultima stagione, allora, anche mio fratello e un altro mio amico hanno messo il cubo e hanno fatto un olio eccezionale, e anche una quantità superiore del 30% agli altri anni. E quindi c'è quello lì, poi c'è questo per energizzare i cibi, e il quadro si appende al muro. Il quadro vi faccio vedere dietro come è fatto. Dietro ha tutto un meccanismo per scaricare a terra, è alluminio,
E questo si appende al muro, nella camera da letto, ma anche in una camera accanto, perché per risonanza funziona su più stanze. Non c'è bisogno che uno lo metta per forza in camera da letto, se non c'è lo spazio. Questo si mette al centro di una parete, appeso al muro, e fa la magia. E subito uno vede, perché io, quali sono le cose che mi dicono che funziona? Che io spesso mi piace camminare, e da quando io vivo, cioè mangio, dormo in queste situazioni, io viaggio per la città a una velocità supersonica che non avevo prima, e sono io ho 70 anni e mi sento come ringiovanito di 20 anni. Questa è la biosiarte, penso che vi interessi. Se volete approfondire, c'è anche un sito, biosiarte.it, www.biosiart.it, tutto minuscolo, e poi potete contattarmi quando volete, io sono a disposizione, perché questa è davvero, credo, una novità assoluta nel campo dell'arte. Buongiorno a tutti. Spero che tutto quanto vi sia piaciuto, e con questo vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto. Arrivederci. Hai problemi di tarli? Epoché Restauro a Valenzano effettua trattamenti antitarlo certificato a microonde. Vasta scelta di arredi d'antiquariato, lavori di tappezzeria e di impagliatura. Epoché di Angelo Pellegrini, Valenzano, via Montrone 10, www.restauropellegrini.it.